diabolica con la K. Forse è proprio questa la prima associazione di idee che scaturisce nella fantasia di chi si ponga al volante della Jaguar F-Type Coupé. Nessuna Jag dai tempi della mitica e indimenticabile E-Type, infatti, è stata mai così vicina, simile alla tenebrosa coupé compagna di scorrerie dell'inafferrabile ladro protagonista dei comics italiani. Abbiamo nel recente passato guidato a lungo la versione Spider della F-Type, un'incantevole scoperta della quale ci siamo facilmente e perdutamente innamorati. Ma una volta messe le mani sulla sorella col tetto, dobbiamo confessare che le sfumature delle emozioni sembrano dover passare dall'amor romantico rinascimentale alla passione carnale cantata da Nabokov. La coupé della F-Type non può essere definita nulla di meno che sexy sotto ogni punto di vista. Il design è tremendamente emozionante anche da fermo. Questa sì è veramente una Jaguar felina, sembra una belva pronta a spiccare il balzo sulla preda. Morbida, sinuosa come una pin-up, questa sportiva riesce ad essere maliarda ed elegante allo stesso tempo, ed è inevitabile che lo sguardo, posandosi sulle sue forme emozionanti, si faccia concupiscente. Il rosso scuro perlato dell'esemplare della nostra prova su strada ne esalta, se possibile, ancora di più la pura bellezza. Una volta a bordo non si trovano differenze particolari con la sorella a cielo aperto, la convertibile, come la chiamano i britannici. Questo significa che eleganza, qualità, dotazioni e comodità sono almeno dello stesso livello, ma con quel pizzico di agio in più che una vettura chiusa ovviamente offre rispetto ad una Spider. E ora arriviamo al momento magico, quello di premere il pulsante bronzeo sulla console centrale che porta in vita i 6 cilindri da 380 cavalli di questa F-Type Coupé S. Una lieve pressione e dopo un istante di ringhio sommesso arriva il tuono di questo generoso propulsore che si schiarisce la voce con un rombo deciso, clamoroso. Da questo momento in poi è solo piacere e gioia di guidare. La F-Type Coupé sa essere vellutata e soave, ad andature codice, anche nella congestione del traffico urbano, senza imporre sacrifici o rinunce. Ma se la strada si fa libera, magari tortuosa e senza troppe diavolerie elettroniche e stracciapatente, allora si approda in un solo istante alla galassia della pura estasi di guida. La Jag freme lievemente e sembra esprimere entusiasmo nell'assecondare le esigenze del proprio pilota. L'adrenalina scorre più rapida della benzina nei condotti di aspirazione e le prestazioni diventano sublimi. Anche se si strapazza un po' usando le maniere forti, la F-Type Coupé resta sincera, prevedibile e terribilmente efficace. Magari accenna a qualche movimento dell'eterga, ma niente che risulti più che divertente. È davvero un gusto fare i mascalzoncelli in compagnia di questa provocante inglesina, accompagnati tra l'altro da un concerto meraviglioso che arriva dagli scarichi, che grazie ad un tasto sulla plancia possono decisamente salire di tono esprimendosi con notevole carattere e libertà. Ci vogliono quasi 82.000 euro per acquistare una F-Type Coupé come quella della nostra prova, ma potendo, questo ci sembra un investimento decisamente produttivo, se non altro sul fronte del buon umore.